parole. Una bella sfiga perdere la voce il giorno in cui bisogna parlare a puntina. Ma se la voce non mi assiste, il cuore è comunque con voi. E la Romagna è con voi. La Romagna che ha dato una dimostrazione di forza incredibile. Abbiamo qui i due consiglieri regionali neoeletti a novembre scorso. Abbiamo superato il 20%, cifre inimmaginabili solo poco tempo fa. E questo lo dobbiamo a chi ci guida, ai militanti e al cuore di tutti i popoli padani che ci hanno sostenuto e ci fanno sentire il calore, perché noi siamo parte integrante e forte della Padania. Eccolo qua. E poi, lo sapete tutti, è arrivato, vieni qua Gabriele. Questo ragazzo ha guidato un gruppo straordinario insieme a altre 40 persone a Faenza. Abbiamo sfiorato il colpaccio. Da soli abbiamo fatto il 48%, facendo tremare quel canchero che si chiama PD. Ma per noi non è un punto di arrivo, anzi è un punto di partenza. Sì, abbiamo perso Faenza di poco, perché avevamo tutti contro. Ma a noi queste sfide ci piacciono. E il prossimo anno ci sarà Ravenna, ci sarà Rimini. E vi posso garantire che quella crosta rossa che c'è sotto il cuore verde della Romagna verrà spazzata via. E mi permetto, chiudendo, perché veramente sto dando le ultime, nel ringraziare veramente tutti i miei militanti, i sostenitori, quelli veri, quelli che uniscono il movimento, non quelli che rompono i coglioni. Quelli sono i militanti. E mi permetto di ringraziarli e di dire: non cadete in facili sirene, perché qualcuno ha chiesto come avete fatto a perdere alla fine Faenza. Ve lo dico io, visto che c'è una storiella che gira che noi faremmo accordi col 5 Stelle. Mai! Perché sono loro che hanno dato il voto al PD a Faenza. Loro sono di sinistra. Siamo noi quelli che rappresentano il cuore vero della gente vera di questo paese. Vi ringrazio. Forza Romagna, forza Lega, forza Pontida, forza Matteo. Ciao.